Allora, buongiorno, cominciamo con la conferenza di oggi pomeriggio. Buongiorno da parte di Storico, buongiorno da parte di Mattias, parte mia. Stiamo nella sinagoga di Reggio Emilia e abbiamo ospite Bruno Segre che adesso per un'ora e mezza ci racconterà moltissime cose. Il nostro viaggio, delle cose tecniche ne parliamo quando Bruno è tornato a casa, quindi in fondo alla sua conferenza, la nostra intervista. Abbiamo deciso questa volta di fare l'incontro qui dentro perché questi viaggi che facciamo verso Israele, questi viaggi sono nati per vedere, per andare a vedere quello che qui non si vede più. Abbiamo per tanti anni fatto le visite guidate, fatto degli studi sulla storia della sinagoga di Reggio Emilia e come vedete la parte centrale è vuota, l'armadio sacro non c'è e noi andremo a vedere a Haifa dove è stato portato, ascolteremo dagli amici di Haifa come ha funzionato questo salvataggio dell'armadio sacro, come funziona, come si svolge questa seconda vita di questa sinagoga reggiana, di questo armadio sacro che per due secoli è stato qui in Via dell'Aquila. Quindi abbiamo voluto stare qui e abbiamo voluto invitare Bruno Segre, perché per noi che organizziamo questo viaggio include un po' tutto quello che noi vorremmo capire, studiare, scoprire con questi viaggi. Ci conosciamo da un po' di anni e come faccio anche sempre fatica a introdurlo, a presentarlo, perché non si sa se chiamarlo o scrittore, o giornalista, o storico, o filosofo, o non so cosa. Comunque il suo sapere su tutto quello che noi normalmente non sappiamo e su quel mondo molto variegato dell'ebraismo italiano, sulla storia dell'ebraismo, sulla storia di Israele, su tutte queste cose Bruno Segre ha parlato tante volte, ha scritto tante cose, quindi per noi è sempre un interlocutore ottimo su questi argomenti. Quindi vorrei cominciare con alcune domande rispetto al suo ultimo, se non sbaglio, hai già fatto un altro? No. Che razza di ebreo sono io? E una intervista fatta a Bruno, uscito un anno fa circa, sì, che parla di tante cose. Io ne ho tirato fuori tre su cui vorrei invitarti a raccontarci qualcosa. E quando intervistiamo, parliamo con persone, sappiamo che molto importante è la storia della tua famiglia. Noi siamo tutti molto formati da quello che erano i nostri genitori, la nostra famiglia, il nostro ambiente. Mi ha colpito molto la descrizione che dai del tuo ambiente, dell'ambiente nel quale sei cresciuto. Ci puoi raccontare un po' com'era la tua famiglia ebraica? Intanto volevo ringraziare Mattias e l'Istorico per avermi invitato ancora una volta qua. Dico ancora una volta perché sono un arnese vecchissimo ormai, sono più vicino ai 90 che agli 80, quindi non so quante altre volte avrò il privilegio di venire a trovare gli amici di Reggio, no? Quindi grazie veramente, sono grazie, molto contento di essere venuto qui stasera. Allora, Mattias vuol sapere com'era il mio giro familiare. Mi sentite? Sì. Allora, io avevo tre nonni ebrei e un nonno cattolico.
nel senso che mio padre era figlio di genitori ebrei, tutti e due. Mia madre era figlia di un cattolico di Dublino che ai tempi del nonno, cioè i tempi in cui lui viveva, non faceva parte, non era la capitale dell'Irlanda, ma era la capitale di un pezzo del Regno Unito di Gran Bretagna. Cioè, in sostanza mio nonno era un irlandese, ma di nazionalità britannica, ed era un cattolico come tutti gli irlandesi. Sua moglie era un'ebrea di Vienna, quindi io sono, come si dice in tedesco, un Dreiviertel, un tre quarti. La famiglia di mio padre era una famiglia fatta così, cioè il nonno Segre, Gabriel Segre, era di Torino, era nato in quello che ancora adesso si riconosce fisicamente come il ghetto di Torino, che era un isolato del centro di Torino, che si affaccia su una piazza di Torino che si chiama Piazza Carlina. Ecco, mio nonno era nato lì quando però il ghetto non c'era già più, nel senso che il ghetto era stato abolito da un Savoia che si chiamava Carlo Alberto, che nel 1848, concesse lo statuto ai suoi sudditi, trasformandoli da sudditi in cittadini, ha concesso anche la cittadinanza a due piccole minoranze religiose che erano presenti in Piemonte, cioè nel Regno di Sardegna, ai tempi di Carlo Alberto, che erano i valdesi e gli ebrei. Per cui noi ebrei torinesi, diciamo, o piemontesi in genere, siamo diventati cittadini quando lo sono diventati i piemontesi in genere. Cioè, salvo che prima i piemontesi erano sudditi di Sua Maestà Carlo Alberto, gli ebrei non avevano nessuno statuto particolare, cioè, quindi hanno avuto accesso alla cittadinanza. Noi siamo diventati cittadini. Prima del Piemonte e poi dell'Italia dopo il 1961, 60-61, cioè con l'Unità d'Italia, quella che si chiama l'Unità d'Italia, quindi noi siamo diventati nel 48. La moglie di mio nonno Gabriel di Torino era una Osimo di Monticelli d'Ongina, che è un paese della provincia di Piacenza, cioè del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. E mia nonna era nata nel 1859, cioè un anno prima del fatidico 1860, quindi un anno prima dell'Unità d'Italia. Quindi mia nonna è nata ancora nel Ducato di Parma, prima che diventasse Italia. La mia mamma, questa figlia di un dublinese cattolico e di una ebrea, chiaramente battezzata, perché non avrebbe mai potuto sposare suo marito cattolico di Dublino se non fosse diventata cattolica. Cioè, siccome poi io conservo in casa delle carte, c'è uno scambio di lettere tra mio padre e il futuro suocero cattolico, diciamo. Quindi capisco da questo scambio di lettere che tipo di cattolicesimo fosse questo del nonno dublinese. Per cui sicuramente la mia nonna viennese aveva dovuto prendere il battesimo per sposare suo marito. Comunque voglio dire, il clima che si respirava a casa mia, cioè con questi miei genitori, come vedete io sono figlio di un pastrocchio, diciamo, o delle ascendenze un po' curiose. Comunque il clima che si respirava era quello che secondo me era un clima fatto molto in collaborazione tra i miei due genitori. Mio padre era figlio di questo torinese Gabriel, quello che era nato nel ghetto, diciamo, che era chiaramente un libero pensatore, probabilmente un massone. Voglio dire, quando io nacqui, mio nonno, questo Gabriel Segre, non c'era già più, era morto alcuni anni prima, ma la nonna, che è morta dopo suo figlio, cioè dopo mio padre, ha perso il figlio molto presto, come poi vi dirò,
nella cucina di mia nonna campeggiavano due grandi oleografie che chiaramente erano un'eredità lasciata dal nonno. Queste due oleografie erano Mazzini e Garibaldi. Quindi voglio dire, lui era chiaramente un ebreo di Torino repubblicano, cioè no, era, diciamo, era uno appunto un mazziniano. Che fosse massone lo desumo dal fatto che, badate, sto parlando dell'Italia degli anni 20, cioè io sono nato nel 1930, mio nonno è morto qualche anno prima, mio nonno si è fatto cremare, cioè nel cimitero ebraico di Monticelli Doncina, cioè del paese di sua moglie, ci sono le ceneri di mio nonno Gabriel. Quindi, badate, negli anni 20 del secolo scorso, cioè del Novecento, farsi cremare da parte di un ebreo era qualcosa di assolutamente blasfemo, diciamo. Però le sue ceneri sono state comunque ricevute, diciamo, nel cimitero ebraico di Monticelli Doncina. Da suo padre, mio padre ha sicuramente ereditato, diciamo così, il libero pensiero, tanto per capirci. Io posso solo dire questo di me stesso: io dai miei genitori non ho ricevuto da bambino nessuna educazione religiosa di nessun tipo, né di tipo ebraico né di altri tipi, diciamo. E siccome all'epoca tra genitori e figli non c'era la confidenza, la facilità di comunicazione che c'è oggi tra figli e genitori e anche tra nonni e nipoti, io ho molti nipoti con i quali ho una grande confidenza, ma che non ho avuto con i miei genitori, quindi i miei genitori non mi hanno mai spiegato perché non mi hanno dato un'educazione religiosa. L'ho capito, per così dire, o credo di averlo capito più tardi, ripensando un po' a tutta la mentalità di questi miei due genitori, e ho capito una cosa: che loro non volevano che io fossi catechizzato da nessuno. Cioè non volevano che io ricevessi alcun tipo di catechismo, cioè che la mia, come dire, formazione rispetto ai problemi che la religione propone a tutti noi, che questa mia formazione me la facessi da me, cioè che non mi venisse imposta per educazione familiare. E devo dire che questa cosa mi è entrata così dentro che io stesso non ho dato ai miei figli alcuna educazione religiosa, cioè io non ho desiderato catechizzarli in nessun modo, e ho notato che i miei tre figli, io ho due figlie e un figlio, ma ciascuno alla sua maniera ha ereditato questa stessa, diciamo, idiosincrasia nei confronti del catechismo, dell'essere catechizzati. Ecco, ognuno di noi deve risolvere questo problema quando ha acquisito la maturità per risolverselo, se è capace di risolverselo. Questo è quello che la conclusione alla quale sono arrivato. Fatto sta che, essendo nato nel 1930, cioè nell'Italia fascista, io ho frequentato le scuole elementari di Milano, una scuola pubblica, fino alla terza elementare. E quando... Era la mia seconda domanda. Ah, posso invadere? Infatti, vuoi parlare del 1938? Esattamente. A parte le battute, infatti, era davvero... Sì, succede nella tua vita nel 1938? Allora, io stavo frequentando una scuola elementare comunale di Milano e nell'autunno del 1938 in Italia escono delle leggi che sono note, diciamo così, storicamente note come le leggi razziali, e che sarebbe forse più corretto chiamare leggi razziste, in virtù delle quali noi ebrei, badate, le leggi razziali si usa il plurale, cioè erano diverse leggi, perché è stato un apparato legislativo che ha impiegato alcune settimane per essere emesso dal governo fascista dell'epoca.
ma la prima legge che il, diciamo così, il governo, il regime fascista adottò e mise in pratica riguardava la frequentazione della scuola. Cioè noi ebrei in virtù delle leggi razziali non potevamo inquinare con la nostra presenza la scuola frequentata dagli ariani. Cioè la legislazione razziale o razzista del fascismo italiano prevedeva che in Italia ci fossero due razze. Una era la razza ariana e l'altra era la razza ebraica, che è una cosa, badate, che detta così dice vabbè, siete animali di una razza un po' diversa, no? Ma la cosa è di un ridicolo totale, prima di tutto perché non esiste la razza ebraica e forse neanche la razza ariana, in secondo luogo perché in Italia è successo di tutto e di più dal punto di vista, diciamo così, delle mescolanze tra popolazioni diverse. E le contaminazioni che noi ebrei abbiamo consumato nel corso della nostra storia sono state infinite, perché siamo un gruppo umano che per secoli e secoli e secoli è stato disperso nel bacino del Mediterraneo e oltre, no? Cioè nel resto d'Europa e a un certo punto anche al di là dell'oceano, dell'Atlantico. Però voglio dire, essendo stato disperso geograficamente, si è molto contaminato, diciamo così, no? Per fortuna, devo dire. E comunque, quindi, le razze non esistono. Ma, badate, se pensiamo una cosa, che all'epoca in cui uscirono le leggi razziali, la popolazione globale italiana era di circa 40 milioni di cittadini, e noi ebrei eravamo circa 40.000, noi eravamo l'uno per mille della popolazione generale, quindi le due razze presenti in Italia erano una 40 milioni meno 40.000 da una parte e 40.000 dall'altra, insomma, questa è la situazione. Il fatto sta che, tornando alla domanda di Mattias, all'età di 8 anni io stavo per essere iscritto alla quarta elementare, non potei essere iscritto perché ero un cittadino italiano di razza ebraica. Cioè io ho scoperto, diciamo, di essere un ebreo, o se preferite ho scoperto di essere un ragazzino, un bambino appartenente a una minoranza, diciamo, emarginata a 8 anni. Questo, cioè, quindi la mia, come dire, autocoscienza ebraica nasce per virtù del regime fascista nel 1938, con l'esclusione dalla scuola. Io, se ripenso alla mia infanzia, me la figuro come, cioè, è stata un'infanzia molto solitaria, perché tra l'altro la mia scuola, quella che avevo frequentato per 3 anni, era a pochi metri, diciamo a 200 metri da casa mia, per cui uscendo di casa, quando fui bandito dalla scuola, uscendo di casa mi capitava spesso di trovare qualche ex compagno. Bene, io ero diventato trasparente, cioè non mi riconoscevano più, per cui voglio dire, tra l'altro ricordo che di tutta la mia scolaresca, eravamo quasi 38-39 ragazzi, di tutta la scolaresca conservai un rapporto amicale col mio compagno di banco che era uno svizzero, e la cui famiglia mi considerava ancora, come dire, un bambino col quale il loro figliolo poteva giocare. Per cui ricordo molti pomeriggi passati nel cortile di casa sua, lui viveva in una casa con un bel cortile e giocavamo a pallone. Ecco, quello è stato il mio amico degli anni della persecuzione razziale. Comunque, voglio dire, questo accade. Le leggi razziali italiane, rispetto alle leggi di Norimberga che il Partito Nazionalsocialista aveva approvato nel 1935 in Germania, sulla carta sono anche più carogne. No? Ecco, c'è da dire che poi, se Dio vuole, in un certo senso l'Italia è l'Italia e la Germania è la Germania. Cioè, chiaramente il rigore con il quale le leggi antisemite, giudeofobe, diciamo, furono applicate in Germania, in Italia trovò, diciamo, l'Italia ha le sue possibilità di escamotage, eccetera, eccetera.
su alcune delle quali potrei intrattenermi, ma non so se sia, cioè, sei un po' tu che posso andare avanti. Allora, voglio dire, nella fattispecie, perché è una cosa che prima me ne accennava Mattias, prima di vedervi, io ho scoperto abbastanza tardi che mio padre aveva fatto una curiosa domanda. Guardate, mio padre era una... Era questa la mia terza domanda, ma te lo sei maleducato. Perché prima, quando è arrivato in treno, e colgo l'occasione per ringraziarti, forse non l'ho fatto abbastanza prima, a 30 gradi venire la domenica pomeriggio in treno a Reggio. No, ma sono stato fresco in treno, no? Giustamente ti dobbiamo ringraziare. No, abbiamo, guardando il suo ultimo libro, c'è questa cosa per me bellissima, che lui, che studia la storia della sua gente, la storia della sua famiglia da 60 anni, all'età di 85 anni scopre delle cose nuove, cioè l'altro ieri praticamente, sulla tua famiglia, sul tuo padre. Quindi, a proposito, sappiamo già tutto, studiare non serve, cioè, tu hai fatto delle scoperte abbastanza sorprendenti per te. Sì, decisamente sì. Cioè, la premessa è questa: mio padre era un antifascista, e qui apro una parentesi per spiegare una cosa che forse alcuni di voi ignorano. Quando si parla di ebrei, dice, allora, dice, ma è possibile che ci potessero essere degli ebrei fascisti? E come no? Questa è una circostanza sulla quale, per ragioni che potete tutti comprendere facilmente, si tende a stendere un velo di pietoso, di silenzio. Ma in realtà il comportamento politico degli ebrei, cioè di questo 1 per 1000 della popolazione generale, è stato identico a quello dell'altro, diciamo, 999 per 1000. Cioè, voglio dire, noi ebrei italiani, prima di tutto siamo italiani, cioè abbiamo gli stessi pregi e gli stessi difetti di tutti gli altri italiani. In più abbiamo alcuni pregi e alcuni difetti che sono specifici, diciamo così, della tribù. Ecco, questo tanto per essere in chiaro. Per cui in questa minoranza ebraica era presente una frangia modesta, se vogliamo, ma comunque significativa, di ebrei fascisti, cioè gente che aveva fatto la marcia su Roma, che sciarpa littorio, volontari nella guerra d'Etiopia, volontari nella guerra di Spagna, no, ne avevano fatte di tutti i colori e di più, cioè esattamente come il resto degli italiani. Poi c'era un'altra frangia di antifascisti, modesta, numericamente, e il resto, cioè, c'era la massa, si faceva gli affari suoi, cioè in sostanza non cercava di, esattamente come facciamo tutti in Italia normalmente. Allora, mio padre faceva parte della minoranza antifascista, per cui siccome le leggi razziali prevedevano una cosa molto tipicamente italiana, secondo me, che era la cosiddetta discriminazione. Guardate, questo è un termine che di solito noi usiamo per dire che, cioè, una persona discriminata è una persona emarginata, no? Ora, nel gergo della legislazione anti-ebraica dei fascisti, la discriminazione, cioè uno poteva domandare di essere discriminato rispetto all'applicazione della legge. Cioè, se tu, Abramo Levi, ebreo di Reggio Emilia, hai la possibilità di dimostrare che hai delle benemerenze di regime, cioè che hai fatto, non so, che sei uno che si è dato da fare per dimostrare la tua fascistità, tu puoi essere in parte alleggerito dall'applicazione delle leggi. Per cui, essendo che mio padre non era fascista, cioè non aveva nessun, diciamo, titolo di merito da accampare nei confronti del regime, no? Quindi mai e poi mai avrei immaginato che mio padre avesse fatto domanda di discriminazione. Fatto sta che alcuni anni fa mi è successo questo.
una giovane ricercatrice dell'Università di Torino, incaricata dal suo barone universitario, no, di fare un'indagine su che cosa è successo alle famiglie di ebrei milanesi con le leggi del 38, per strani rigiri, insomma, è entrata in contatto con me chiedendomi se io ero disponibile a rispondere, cioè se posso venire a fare due chiacchiere con lei. Dico, ma venga, venga. Fatto sta che questa viene, insomma, abbiamo passato insieme un pomeriggio, poi forse è tornata altre volte, insomma, io le ho dato tutti gli elementi, anche delle carte che avevo in casa, conservate in archivio, diciamo, di famiglia. Insomma, le ho dato tutti gli elementi che potevano servirle per capire che cosa era successo della mia famiglia in quegli anni. Fatto sta che passa un po' di tempo da questi contatti che ho avuto con questa qua, con la quale ero poi diventato amico. Un bel giorno questa mi telefona e dice: senti, dice, sei con le natiche ben appoggiato alla... Sì, dico, sono seduto bene. Dice: senti, io sono stato a Roma all'archivio centrale dello Stato e ho visto che ho trovato un dossier intestato a tuo padre. Dico, che roba è? Dice: guarda, è la domanda di discriminazione. Sono, cioè, sai, quando ti si svuota, non è possibile, no? Dico, ma allora si è venduto l'anima mio padre, insomma, devo aver avuto una reazione anche al telefono molto... No, dice, stai tranquilla, dice, è un documento di una onestà, di una trasparenza totale, dice, non c'è nulla di storto, dice. E lui, in sostanza, tuo padre chiede due cose. Una è che, per usare il gergo di mio padre, usato nella domanda che lui ha fatto, lui chiede, essendo uno che voglio dire, aveva fatto la prima guerra mondiale dal 24 maggio del 1915 fino alla ritirata di Caporetto, durante la quale era stato anche leggermente ferito, per cui aveva poi fatto qualche tempo in ospedale militare. No? Comunque, insomma, voglio dire, era uno che aveva fatto... aveva fatto quello che la patria gli aveva chiesto di fare, no? Per cui lui chiedeva in sostanza che gli venisse restituito l'onore dell'italianità. Lui chiede questo, quindi prima cosa, che gli venga restituito l'onore dell'italianità, seconda cosa, che i suoi figli, cioè mia sorella, che aveva due anni più di me, e il sottoscritto, potessero frequentare la scuola come gli altri loro coetanei. Questa era la cosa che gli stava a cuore. E, ecco, ho poi scoperto dopo, fra l'altro questa giovane ricercatrice all'archivio di Stato aveva fotografato il dossier di mio padre pagina per pagina, l'aveva in computer, per cui mi ha detto: se vuoi io ti posso trasferire sul tuo computer il dossier che... No, che diciamo di tuo padre, e per cui io ce l'ho in computer, no? E devo dire, nel novembre del 38, cioè mio padre nel novembre del 38, cioè subito dopo, fa questa domanda, no? Io ho poi scoperto che non c'è stato capo famiglia ebreo, fascista, antifascista, nessuno che non abbia fatto, hanno fatto tutti domanda di discriminazione. Ma questo è tipicamente italiano, perché se tu, come dire, fai una legge che si propone, diciamo, orizzontalmente su tutto un gruppo umano e poi gli dici: però se tu puoi dimostrare che hai una qualche benemerenza, cioè, noi ti possiamo... Cioè, è il tipico atteggiamento per vedere se si riesce, magari ungendo la macchina, no? Facendo qualche cosa di... Insomma, fatto sta che questa domanda di mio padre parte nel novembre del 38 e va indirizzata all'ufficio De Morazza, si chiamava così, De Morazza, cioè demografia e razza del Ministero degli Interni del governo fascista. E lì al De Morazza c'era una commissione di tipi che dovevano valutare le domande. Cioè,
cercare di capire se i richiedenti avessero o non avessero i titoli, diciamo così, per chiedere di essere discriminati. E questo procedimento, diciamo, di esame analitico delle domande di, ripeto, sono molte migliaia quelle che sono, cioè, ripeto, non c'è stato capofamiglia che non abbia fatto domande di discriminazione, quindi il Demoras è stato invaso da questa roba qui. Fatto sta che la risposta a un certo punto veniva data dal prefetto della, diciamo, provincia di residenza del richiedente, per cui toccava al prefetto di Milano rispondere a mio padre questa cosa qui, sentiti tutti i pareri dei vari componenti della commissione, i quali poi pongono delle domande, dice: ma questo qua, dice, è mai stato vaccinato? No, dice, non ha mai dimostrato alcuna simpatia per il regime, no? Insomma, non ha, insomma, per cui alla fine il prefetto di Milano, che si chiamava Marzano, dice dobbiamo, no, la domanda va respinta perché il richiedente non ha i titoli, diciamo, per fare domanda, per essere discriminato, diciamo così, per cui questa cosa, il diniego gli va consegnato in modo certificato, per cui il dossier che la mia amica ricercatrice mi ha mandato termina con un'ultima pagina in cui c'è il timbro, cioè la data in cui la notifica a mio padre è stata fatta. La notifica è stata fatta il 22 di giugno del 1941, cioè 76 anni fa più 3 giorni, perché oggi è il 25. Ecco, il 24 di giugno, cioè come fosse ieri sera, mio padre è morto di ictus cerebrale, non aveva neanche 52 anni. Probabilmente mio padre aveva delle, come dire, delle debolezze fisiche, devo supporre che qualche cosa non funzionasse, però insomma, in qualche modo io ritengo che il respingimento, no? Il diniego posto alla domanda di discriminazione, per così dire, deve averlo offeso in modo così grave che in qualche modo ritengo che mio padre sia una delle vittime, cioè che la breve vita di mio padre, perché è stato stroncato, che non aveva neanche 5 anni, io non avevo neanche 11 anni quando mio padre morì, no? Che sia legato a questa vicenda molto, molto triste, diciamo così. E tu fai anche un'altra sorpresa, che il tuo padre, un'altra scoperta sorprendente, che il tuo padre laico, che non ti ha dato nessuna educazione religiosa, era iscritto alla comunità ebraica. Anche questo tu ignoravi o comunque pensavi di no per molti anni. Io avevo dei dubbi su questo, ma diciamo, la condizione giuridica degli ebrei durante il fascismo era collegata a una legislazione che è immediatamente successiva ai patti lateranensi. Come sapete, i patti lateranensi istituiscono, cioè, normano il rapporto tra la Chiesa di Roma e il regime fascista nel 1929. Ecco, un anno dopo il regime fascista vuole fare un'operazione in parallelo con le comunità israelitiche, all'epoca si chiamavano così, per cui si dà da fare per fare anche lì delle leggi che, per così dire, normano il rapporto tra lo Stato e le comunità israelitiche. Questa normativa fascista, che, badate, è in vigore paradossalmente in parte ancora oggi, in parte per fortuna, comunque è stata resistentissima. Questa normativa stabiliva alcune cose che, per così dire, fascistizzavano la struttura delle comunità israelitiche, cioè le comunità israelitiche avevano un po' si configuravano come come dei comuni, dove il presidente della comunità israelitica era un po' come il podestà
degli ebrei di quella provincia. E i singoli ebrei abitanti di una provincia dovevano essere iscritti alla comunità israelitica del capoluogo di provincia. Quindi, che so, voglio dire, un ebreo di Novellara doveva essere iscritto alla comunità ebraica di Reggio, perché a Novellara non c'era la comunità ebraica, ma quella che faceva testo era la comunità del capoluogo di provincia. Non solo, ma questa iscrizione era coattiva, cioè gli ebrei non potevano non essere iscritti. E questa cosa qui, fra l'altro, è servita al regime quando, con le leggi razziali, a un certo punto si è trattato di cercare di capire quanti e quali erano gli ebrei. Per cui è stato facilissimo scoprire quali e quanti erano gli ebrei, bastava andare in comunità e farsi dare gli elenchi. Però esisteva c'era una possibilità teorica di sottrarsi a questa, diciamo, coattiva iscrizione alla comunità, ed era quella molto costosa per degli ebrei, di fare atto di abiura. Cioè, un ebreo che non avesse voluto, ma supponiamo per ragioni politiche, non far parte della comunità, era costretto a dire: io non sono ebreo. Ora, siccome, ripeto, io non avevo ricevuto alcuna educazione religiosa, avevo il dubbio che mio padre si fosse, per ragioni politiche, disiscritto. Salvo che non, siccome, badate, la cosa poi c'è un altro step che va tenuto presente. Subito dopo l'emanazione delle leggi razziali, il regime fascista indisse un censimento della razza in Italia. Cioè, tutti gli italiani, 40 milioni quanti erano, dovevano dichiarare di che razza erano. Cioè, ora, siccome mio padre, così come me lo ricordo, perché io ero un bambinetto quando lui morì, cioè non avevo, ripeto, ancora 11 anni, io mi immaginavo che lui non fosse iscritto e che però, in ragione del censimento della razza, lui, che chiaramente non poteva dire io sono di razza ariana, si fosse dichiarato di razza ebraica. Invece in realtà era anche iscritto alla comunità ebraica. Cioè, voglio dire, non si era sottratto all'iscrizione obbligatoria, diciamo così, che la legge fascista aveva istituito nel 1930, cioè nell'anno in cui io nacco. Se volete completare l'informazione, queste leggi sono rimaste in vigore fino all'84, cioè ben dopo la fine della guerra, cioè sono state modificate soltanto da una intesa che è stata firmata nell'84, salvo errore, tra Tullia Zevi, che era la presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche all'epoca, che però ormai si chiamavano ebraiche e non più israelitiche, e il governo di Bettino Craxi. Cioè, c'è stata un'intesa in virtù della quale l'iscrizione alla comunità ebraica, non più israelitica, non era più obbligatoria. Per cui, per esempio, io che sono totalmente secolarizzato, cioè non ho non c'è nessuno dei servizi che la comunità ebraica di Milano eroga, diciamo così, ai suoi membri, che mi interessi, al quale mi interessi accedere. Quando sarà il momento, prima o poi, so io camperò 120 anni, ma insomma, comunque, quando avrò compiuto 120 anni e passerò a miglior vita, finirò nel cimitero ebraico di Monticello di Donesina comunque, voglio dire, cioè quello in cui ci sono le ossa di tutti i miei, o le ceneri di tutti i miei antenati, l'ultima delle quali è mia sorella, che è mancata nel 2001, e ecco, della mia famiglia. Comunque finirò lì, non dipendo dalla comunità ebraica, però voglio essere iscritto, perché voglio poter esercitare il diritto di voto quando ci sono le elezioni all'interno della comunità ebraica. È un diritto di voto, diciamo, di tipo minoritario. Io sono
destinato a stare all'opposizione, perché rispetto a come viene gestita oggi la comunità ebraica di Milano, io sono destinato a stare all'opposizione, ma voglio avere la facoltà di oppormi, almeno attraverso l'esercizio del voto. Che razza di ebreo sono io? Quindi se volete leggere altre domande e altre risposte, trovate in libreria questo nuovo libro. L'altra parte, seconda parte di questo tuo intervento, Bruno, avevamo detto di parlare anche un po' di un altro libro che vi daremo poi alla fine del pomeriggio, La storia dell'altro. Ne abbiamo parlato già altre volte, andiamo a fare il nostro viaggio in Israele e ogni volta che andiamo bisogna stare attenti a quello che si dice e quale parola usare. E a cominciare al titolo del viaggio andiamo in Israele perché esiste anche esiste Palestina, non come Stato ma come territorio, come non so cosa, e come bisogna stare attenti quando si usa la parola, si fa spesso confusione, non sempre per cattiva intenzione, ma perché si chiacchiera, si parla e si confondono le parole gli ebrei con gli israeliani, a parte che già l'etichetta a un gruppo gli ebrei o gli israeliani già è assurdo, ma delle volte servono questi titoli, queste etichette, questi contenitori, gli arabi, i palestinesi, i musulmani. Insomma, è un po' difficile, è un po' complicato esprimersi ogni volta in modo politically correct. Esiste un progetto che ormai ha già più di 15 anni che si chiama La storia dell'altro, di un gruppo di insegnanti che in mezzo al grande casino e alle mille difficoltà che ha la politica e l'attualità in Israele, Palestina, eccetera, si sono messi a fare il loro mestiere, cioè non si sono messi a risolvere i problemi del mondo, ma si sono messi da insegnanti di storia, a scrivere la loro storia, la storia della loro gente. E hanno fatto un libro dove sulla pagina a sinistra trovi, sullo stesso evento storico, la versione degli insegnanti israeliani e sulla pagina destra la versione degli insegnanti palestinesi. Si sono messi insieme in un gruppo di lavoro a fare questa pubblicazione. Non potevano scrivere su qualsiasi evento, su tutti gli anni, ma hanno preso tre capitoli sui quali si sono, diciamo, focalizzati. È la dichiarazione Balfour del 1917. E poi, e lì volevo chiedere a te un parere su quante parole usi quando tu parli dell'altro, del secondo evento di cui parla questo libro, del 1948. Incontreremo anche persone durante il nostro viaggio che prima del 48 sono andati, dopo la Shoah, e prima della nascita dello Stato di Israele, sono andati là per vivere in quello che è poi diventato Israele. E anche durante gli incontri con loro, cioè loro sono andati nella Palestina britannica, sono andati in Palestina, sono andati in Israele. Dove sono andati? Cosa succede nel 48? Tu quale parole ci consigli da usare quando si parla della guerra di indipendenza, quando si parla della catastrofe, quando si parla di cosa? Allora, partiamo dalla dichiarazione Balfour. Badate, il progetto sionista dal quale nasce lo Stato di Israele è un progetto molto precedente alla Shoah. Cioè, spesso si pensa che, siccome Israele è nato dopo la Shoah,
che il progetto sionista sia frutto della Shoah. Non è così. Cioè, sia il progetto sionista sia la Shoah sono, diciamo così, sono collegati, sono il frutto, diciamo così, dell'antisemitismo dell'Europa cristiana. Scusate, io ormai, essendo più vicino ai 90 che agli 80, mi prendo la libertà di dire esattamente quello che penso e di dirlo in termini chiari e senza, diciamo, tanti rigiri, no? Allora, il progetto sionista nasce alla fine dell'Ottocento, soprattutto nella Russia zarista, dove c'era la massima concentrazione di ebrei del mondo all'epoca. Il progetto sionista nasce in seguito a un regicidio, cioè lo zar Alessandro II viene ucciso nel 1882, cioè c'è un regicidio nella Russia zarista. In seguito a questo regicidio c'è tutta una catena di pogrom. Pogrom è un termine russo che indica la caccia all'ebreo, no? Il regicidio porta il governo zarista e anche le popolazioni in mezzo alle quali gli ebrei vivevano nella Russia zarista a prendersela con gli ebrei, che erano ovviamente una minoranza molto riconoscibile, perché fra l'altro parlava una lingua diversa, parlava un dialetto tedesco medievale, lo Yiddish è un dialetto tardo medievale tedesco commisto con termini ebraici e termini delle, diciamo così, delle popolazioni in mezzo alle quali gli ebrei vivevano, quindi con termini ucraini o bielorussi o lituani o russi, no? O polacchi. Cioè, voglio dire, ci sono molti Yiddish diversi, ma comunque lo Yiddish è sostanzialmente quello. Per cui gli ebrei erano facilmente riconoscibili in quel contesto. Questa catena di pogrom mette in moto diversi movimenti. Nell'ambito di questa presenza ebraica molto cospicua, perché erano tanti gli ebrei, erano il grosso degli ebrei del mondo, stavano lì. Allora, questi si mettono in moto, alcuni per mettersi in salvo al di là dell'Atlantico. Cioè c'è un flusso migratorio molto importante alla fine dell'Ottocento e a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dalla Russia zarista agli Stati Uniti. E si tratta di una migrazione di un lumpen proletariat ebraico, cioè di gente, diciamo, con le pezze sul sedere, tanto per capirci, che andavano a New York a fare di solito i sarti, cioè andavano a fare i pantaloni, andavano a fare i blue jeans, i famosi Levi's, non so se ancora adesso si vendono dei blue jeans che si chiamano Levi's. Ecco, i Levi's vengono da quella roba lì, in sostanza. Quindi c'è un primo tipo di flusso migratorio di operai, di solito anarchici o socialisti o insomma comunque gente che va negli Stati Uniti e tra l'altro oltre a fare i pantaloni sono anche all'origine del movimento sindacale nordamericano, cioè molti sindacati nascono per iniziativa di questa gente qua, che era gente che per così dire si realizzava se stessa andando a fare l'operaio in un paese libero, diciamo così, rispetto alla Russia zarista. Questo è un primo movimento. Un secondo movimento è sionista, cioè dice noi diamo retta, diciamo così, al dettato di un signore che si chiamava Theodor Herzl, era un giornalista di origine ungherese che lavorava per un grande quotidiano di Vienna, la Neue Zürcher, che si chiamava, comunque non importa, il Corriere della Sera di Vienna dell'epoca, che viene mandato alla fine dell'Ottocento a Parigi a seguire da giornalista il processo contro Dreyfus, che era
un ufficialetto dello Stato Maggiore ebreo, no? Dello Stato Maggiore francese, che viene messo sotto accusa come, diciamo, come traditore della patria, no? Allora questo processo crea una spaccatura enorme all'interno dell'opinione pubblica francese a fine Ottocento. E Theodor Herzl, seguendo questa vicenda, capisce che persino nella Francia repubblicana, no? Nella République libera, no? Liberté, fraternité, égalité, no? Però gli ebrei sono ancora no? Molto messi sotto accusa, sono dei capri espiatori in sostanza. Per cui lui ha l'idea, dice, questo problema, che la cosiddetta questione ebraica, può essere risolta in un solo modo, può essere risolta solo in termini politici, cioè quando gli ebrei, anche come tutti gli altri gruppi umani, avranno la possibilità di avere un loro Stato. Quindi il progetto sionista nasce in quel contesto lì, quindi sulla base delle teorie di Herzl, ma soprattutto in base, diciamo così, sulla base del flusso migratorio spontaneo del sottoproletariato ebraico nella Russia zarista verso la Palestina. La quale Palestina all'epoca è una provincia dell'impero ottomano, cioè non esiste lo Stato di Palestina. Quando i primi sionisti vanno a insediarsi tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento in Palestina, è gente che va a vivere in una provincia dell'impero ottomano. Scoppia la prima guerra mondiale nell'agosto del 14, gli schieramenti sono, li conoscete, no? Da una parte ci sono gli anglo-francesi, l'Italia si dichiara neutrale nei primi mesi, no? Cioè dall'agosto del 14 fino al maggio del 15, dall'altra parte da una parte ci sono gli anglo-francesi e i russi, e di qua ci sono sostanzialmente i tedeschi, gli austriaci e i turchi, cioè gli ottomani, diciamo così. Ecco, nel 1917, quindi nel pieno della guerra, cosa succede? Succede che in Russia praticamente si fa la rivoluzione, è una rivoluzione in vari stadi, insomma, facciamola breve, insomma, nell'autunno del 17, no, si fa la rivoluzione d'ottobre. Quasi in contemporanea con la rivoluzione d'ottobre, alla quale, badate, attorno a Lenin, che non era un ebreo, c'è un gruppo, il gruppo dirigente dei bolscevichi che fanno la rivoluzione, è fatto quasi tutto di ebrei. Questa cosa è piuttosto nota evidentemente in Inghilterra. Da parte del governo inglese ci si preoccupa di questo fatto, dice, stai a vedere che tutti gli ebrei del mondo diventano bolscevichi, perché trascinati verso la rivoluzione del proletariato. Allora nasce questo documento che è la dichiarazione Balfour, che, badate, non è un documento pubblico, è una lettera privata che il ministro degli esteri di Sua Maestà Britannica Balfour manda a Lord Rothschild, cioè a un notabile, diciamo così, degli ebrei inglesi, assumendo verso Lord Rothschild, quindi è una lettera tra un ministro, ma un privato, non è un documento pubblico, in cui dice il governo britannico prenderà, cioè si impegnerà, quando sarà finita la guerra, quando avremo sconfitto gli ottomani, che sono i padroni di quella parte del Medio Oriente, in sostanza, noi inglesi ci impegniamo a creare una national home, cioè una casa nazionale per gli ebrei in Palestina.
La dichiarazione Balfour ha due redazioni, una in inglese in cui si parla di National Home, una redazione in francese in cui si parla di foyer national, cioè di focolare nazionale. Badate, la dichiarazione Balfour, che ripeto è un documento privato, non parla della nascita di uno Stato. L'idea della nascita di uno Stato era stata di Herzl, cioè di questo giornalista diciamo di Vienna, ungherese ma di Vienna, che aveva scritto un libro appunto intitolato Der Judenstaat, no? Cioè lo Stato ebraico. Ecco, questa è questo per quanto riguarda la dichiarazione Balfour. Poi finisce la guerra e con Versailles, no, praticamente intanto l'impero ottomano, cioè l'impero turco, si sfalda. Gli anglo-francesi come dire, si spartiscono no, tra di loro il Medio Oriente, creando tutta una serie di come dire, quindi rovesciando la geopolitica dell'intera regione, quindi creando stati dove non c'era niente, cioè l'Iraq, no, il Libano, la Siria, no, sono tutti stati inventati. Ecco. Per quanto riguarda la Palestina, la Palestina viene affidata, cioè non, lì non nasce uno Stato dopo la Prima Guerra Mondiale, ma questo territorio viene dalla Società delle Nazioni, che sarebbe la mamma dell'ONU attuale, dalla Società delle Nazioni la Palestina viene affidata in mandato alla Gran Bretagna. Quindi la Palestina diventa un territorio, non è una colonia che fa parte dell'impero coloniale britannico, ma è un territorio messo sotto mandato, dove ci sono due popolazioni che, per così dire, vivono una accanto all'altro, ignorandosi abbastanza l'una con l'altra. Ogni tanto facendosi come dire, dei dispetti anche pesanti, cioè ci sono come dire, atti di ostilità reciproca tra gli uni e gli altri, ma soprattutto poco alla volta mettendosi gli uni e gli altri a fare della guerriglia anti-inglese, perché gli uni e gli altri pensano in qualche modo di volersi disfare di questa presenza britannica. Comunque il periodo, diciamo, tra le due guerre è un periodo in cui a un certo punto diciamo, l'immigrazione di ebrei dall'Europa centro-orientale, guardate, insisto su questo fatto, dall'Europa, cioè il progetto sionista è un progetto europeo, questa è una cosa da tenere molto presente, cioè è un progetto che nasce dagli ebrei d'Europa, che non erano la totalità degli ebrei che stavano, come dire, nel bacino del Mediterraneo, perché c'era una grossa presenza di ebrei che non erano europei, ma che erano nel mondo arabo, nel mondo musulmano, diciamo, in generale. Quindi in tutta l'Africa del Nord, no? Dal Marocco fino all'Egitto c'erano ebrei, anche in abbondanza, ma nello stesso Medio Oriente erano presenti ebrei in quello che poi diventò dopo la Prima Guerra Mondiale il Libano, quindi a Beirut no? C'era una presenza ebraica cospicua, in Siria ad Aleppo c'era una presenza ebraica notevole. A Teheran, quindi fuori dal mondo arabo, ma sempre nel mondo musulmano, erano presenti molti ebrei. Allora, voglio dire, l'immigrazione ebraica in Palestina tra le due guerre è tutta europea, perché è dall'Europa che è nato, dall'Europa antisemita, che scappano gli ebrei e vanno lì. Vanno lì, se non vanno in Inghilterra, se non vanno negli Stati Uniti, se non vanno in Brasile, perché poi vanno un po' dove possono andare. Ci avviciniamo, scusate, vado avanti gli stivali delle sette leghe, perché la storia è lunghissima, è molto densa e molto complicata. Io, se riesco a, come dire, a comunicarvi il concetto che il mondo nel quale andate a fare il vostro viaggio è un mondo complicatissimo, dove ci sono infinite sfumature di cui io vi posso dare solo l'assaggio, ma se vi posso trasmettere il concetto che
come dire, il problema è un problema che non si risolve in modo, come dire, manicheo, no? Piazzando tutto il nero da una parte e tutto il bianco dall'altra, perché se adottate questo tipo di approccio non capite niente di quello che andate a vedere. La realtà con la quale vi confronterete è una realtà molto complessa da tutte le parti. Comunque, torniamo a, diciamo, a una tappa cronologica importante. La seconda guerra mondiale scoppia, come sapete, il 1° di settembre del 1939. Alcuni mesi prima il governo britannico dal 1933 in Germania è al potere Adolf Hitler col suo partito nazionalsocialista, che ha come programma, diciamo così, poco alla volta, l'eliminazione degli ebrei, no? Adesso la faccio un po' sintetica, ma insomma questo è quello che il nazionalsocialismo ha in mente. E ecco, nel febbraio del 1939, quindi alcuni mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il governo britannico emette un documento che si chiama il Libro Bianco sulla Palestina, che pone dei limiti drastici alla immigrazione ebraica in Palestina. Cioè, la maledizione in qualche modo nella vicenda degli ebrei d'Europa è che una delle principali vie di fuga rispetto al nazifascismo antisemita che stava invadendo l'intero continente europeo poco alla volta, e soprattutto le zone in cui la presenza ebraica era più pesante, no? Penso all'Ungheria, sono tutti paesi, diciamo, sotto la l'egida nazista, cioè voglio dire la Romania, erano tutti paesi fascisti, la Bulgaria stessa, dove peraltro succede il miracolo che gli ebrei bulgari sono, insieme con gli ebrei danesi, gli unici che in qualche modo se la cavano, ma comunque questo è un piccolo capitolo a parte, ma molto significativo. Comunque voglio dire, nel febbraio del 1939 gli inglesi emettono questo libro bianco, per cui gli ebrei d'Europa che potevano guardare la Palestina come un luogo dove in qualche modo potevano mettersi in salvo, quel tipo di rifugio gli viene chiuso in faccia. Voi vi domanderete, ma perché questo accade? Beh, succede che siccome la Seconda Guerra Mondiale è alle porte e evidentemente a Londra se ne rendono conto, e siccome l'impero britannico aveva, era un grande ombrello sotto il quale stava quasi tutto il mondo arabo, praticamente, a parte quella parte del mondo arabo che stava sotto l'ombrello francese, ma il grosso era sotto l'ombrello degli inglesi. Gli inglesi hanno bisogno, per così dire, di tenersi buono il mondo arabo con una manifestazione molto plateale, quale era il libro bianco che impediva agli ebrei di andare in Palestina. Per cui in sostanza il disastro della Shoah si deve anche purtroppo al libro bianco che gli inglesi emettono nel febbraio del 1939. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e succede quello che succede, la Seconda Guerra Mondiale e succede quello che succede. Comunque si calcola grosso modo in termini di puri numeri che prima del 1° di settembre del 1939 in tutto il mondo ci fossero circa 18 milioni di ebrei, questa era, e alla fine nel maggio del 1945, quando finisce la Seconda Guerra Mondiale, si calcola che gli ebrei presenti nel mondo fossero circa 12 milioni, quindi il calcolo aritmetico è presto fatto, mancano all'appello circa 6 milioni di persone, di cui circa 1,5 milioni di bambini, cioè questa è stata la Shoah in realtà, ed è stata consumata in Europa. Alla fine della Shoah c'è una ripresa, per così dire, cioè da parte di molti sopravvissuti al disastro della Shoah,
cercano scampo, alcuni tornano a casa loro in qualche modo, no? Voglio dire, tra l'altro durante la Shoah sono successe le cose più incredibili, cioè, voglio dire, gli ebrei hanno trovato nemici ovunque e protettori anche ovunque, persino in Germania. Voglio dire, si calcola che quando l'Armata Rossa arriva a Berlino, dalle fogne di Berlino siano emersi vivi circa 5.000 ebrei. Ora, perché dalle fogne di Berlino saltassero fuori 5.000 ebrei vivi, bisognava che circa 5.000 famiglie di tedeschi non ebrei avessero, come dire, messo a repentaglio la propria sicurezza personale per salvare la vita degli ebrei. Quindi, voglio dire, è successo di tutto, no? Per fortuna ci sono stati i giusti in tutti i paesi dai quali gli ebrei sono stati pesantemente perseguitati, ma c'erano dei giusti persino in Emilia Romagna. Abbiamo, voglio dire, l'istorico mi può raccontare la rava e la fava su che cose hanno fatto i contadini qui della Bassa per salvare la vita o dell'Appennino parmense o modenese o reggiano, no? Quindi, voglio dire, è successo di tutto. Comunque, alla fine della guerra, che succede? Succede che si va, diciamo, verso una risistemazione del mondo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del novembre del 1947, rispetto al problema Palestina, vota una spartizione di questo territorio, prevedendo la nascita di due stati, cioè dice: questo è un piccolo territorio nel quale ci sono due popolazioni, devono nascere due stati. Il caso ha voluto che allora i sionisti, perché voglio dire, lo Stato di Israele non era ancora nato quando nel novembre del 1947 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota la spartizione in vista del fatto che gli inglesi avrebbero mollato, come dire, sarebbero venuti via dalla Palestina. Come allora, paradossalmente, allora i sionisti accettarono l'idea della spartizione, mentre l'idea stessa della spartizione fu rifiutata dagli arabi, ma non solo dagli arabi di Palestina, da tutto il mondo arabo. Cioè, il mondo arabo allora rifiutò l'idea stessa che il territorio palestinese potesse essere spartito tra due nascituri stati. Devo dire che, per quello che ne so io, quando si fa questo voto da parte della, diciamo, della minoranza, perché era una minoranza all'epoca ebraica in Palestina, come dire, tutti gli elementi che potevano far nascere uno Stato erano presenti, perché questa presenza ebraica in Palestina si era tradotta nella creazione di un sistema scolastico, di un sistema amministrativo, di un sistema politico, cioè c'erano i partiti politici che si facevano anche, come dire, no, cioè c'era un sistema, diciamo, giudiziario, cioè c'era tutto quello che serve per mettere in piedi uno Stato, bastava scriverci sopra Stato di Israele perché lo Stato nasceva. Purtroppo all'epoca in Palestina non c'era, dall'altra parte, cioè da parte dei palestinesi, non c'era nulla all'epoca. C'era un vago sentimento, diciamo un nazionalismo vago, tenuto in piedi tra l'altro da un personaggio molto ambiguo, che era questo il Gran Mufti di Gerusalemme, che tra l'altro era un nazista, diciamo, cioè era finito a Berlino a fare la propaganda nel mondo arabo per conto di Hitler. Quindi, voglio dire, questa era la situazione molto debole dal punto di vista politico all'epoca dei palestinesi, per cui quando gli inglesi se ne vanno, nel giorno stesso in cui se ne vanno, cioè nel maggio del 48, 1948, il padre spirituale, diciamo così, dei sionisti locali, che era un certo David Ben Gurion, raduna un gruppo di notabili e fa un discorso che è, diciamo, una dichiarazione di indipendenza.
che fra l'altro è che fa nascere lo Stato di Israele, per cui praticamente nel momento stesso in cui gli inglesi se ne vanno nasce lo Stato di Israele e dall'altra parte non nasce nulla, ma tutti gli stati arabi che stavano attorno alla Palestina dichiarano guerra al neonato Stato di Israele. Ora, siccome lo Stato di Israele, diciamo, cioè la Palestina era stata, per così dire, dominata dagli inglesi, quindi in qualche modo faceva parte dell'impero britannico, dell'impero coloniale britannico, c'era un interesse, per così dire, contemporaneo e degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica di favorire, diciamo così, la nascita dello Stato di Israele. Tra l'altro la guerra, e questa è una circostanza che si tende a ignorare, ma la guerra di quella che gli israeliani chiamano la loro guerra di indipendenza, quella del 48, cioè quella, diciamo, dichiarata da tutti gli stati arabi vicini contro Israele, con l'idea di in 15 giorni li buttiamo a mare, tanto sono quattro gatti, noi abbiamo eserciti, più di eserciti. In sostanza gli israeliani vincono la guerra di indipendenza con armi che arrivano dalla Cecoslovacchia, cioè dal mondo sovietico, cioè sono stati i sovietici ad aiutare Israele, cioè senza l'aiuto dell'Unione Sovietica lo Stato di Israele non sarebbe nato, cosa che credo che in Israele oggi non sappia più nessuno, no? Ma così questa è storia. Quindi nasce lo Stato di Israele in guerra, questa guerra dura fino per circa un anno e mezzo, insomma, finisce nel 49 con un armistizio, l'armistizio di Rodi, firmato da Israele da una parte e tutti gli stati arabi che stavano lì attorno, quindi il Libano, la Siria, l'Iraq, l'Egitto ovviamente, l'Arabia Saudita e la Transgiordania, si chiamava così perché era l'emirato di Transgiordania, cioè l'emiro di Transgiordania allora aveva solo la Transgiordania, però siccome durante questa guerra del 48 l'emirato di Transgiordania aveva conquistato anche la Cisgiordania, cioè quella che adesso è sotto occupazione militare israeliana, si era trasformato da emirato di Transgiordania in regno di Giordania, perché stava al di qua e al di là del fiume. Ecco, questa è la situazione che si profila nel 49 con l'armistizio di Rodi. Ancora oggi, badate, esclusi due stati, cioè la Giordania e l'Egitto, con i quali faticosamente Israele è riuscito a fare la pace, quindi a trasformare l'armistizio in pace. Ancora oggi Israele è formalmente in stato di armistiziale, cioè un rapporto armistiziale con tutti gli altri stati arabi. Non ha fatto la pace né con l'Arabia Saudita, né con l'Iraq, né con la Siria, né con il Libano. Cioè, voglio dire, tutti questi stati sono ancora, diciamo così, in guerra, guerra finita in armistizio, ma non c'è la pace tra Israele e questi stati. Quindi questa è la situazione oggi di Israele. Voi andate in un paese che è circondato formalmente da nemici, cioè da nemici con i quali ancora non è riuscito a fare la pace. Ecco, per il momento la chiudo qui. Perché... Ti stronco qui per non farti perdere il treno. Io avevo ancora un paio di domande, ma forse avete delle domande anche voi. Quindi, visto che abbiamo ancora 10-15 minuti, ma non di più con Bruno, poi passiamo alla seconda parte, logistica organizzativa. Avete delle domande voi? Scusate, l'ho fatta un po' lunga, ma... Sì. No, la mia domanda è questa. C'è un libro di Collins e Lapierre, forse lo conosce, Gerusalemme, Gerusalemme, ce ne sono infiniti, sì. Che naturalmente mette in evidenza come il conflitto, che poi diventerà guerra nel 48, nasca già dal 47 e quello che lei ci diceva, cioè il fatto che vengono acquistate delle armi in Cecoslovacchia, eccetera, c'è una storia incredibile di spie
di finanziamenti anche del mondo ebraico americano per comprare armi, certo, che vengono, che arrivano all'ultimo momento, alla prima fase della guerra, e Israele la sta perdendo, soprattutto a Gerusalemme, no? Certo. E quindi la guerra in realtà comincia prima, cioè, diciamo così, comincia già nel 47, poi diventa ufficiale, una parte più calda nel 48, questo è vero, no? Certo, assolutamente vero, chiaro. Perché prima erano ancora presenti gli inglesi che nel maggio 48 vanno a casa. Sì, quindi dal novembre 47 al maggio 48 le cose, i traffici, le spie, gli acquisti d'armi funzionano sotto traccia. Nel momento che gli inglesi levano le tende è aperta la partita, tra l'altro c'è fisco d'inizio, senza fisco di fine. Ci sono dei movimenti terroristi, di Irgun, che fa un attentato tremendo nel 46 all'hotel David, no? Per cui gli inglesi sono ancora più cavolati, cioè, quindi è complicatissimo. Sì, no, no, gli inglesi impiccano quelli che riescono a catturare di questi terroristi, perché era terrorismo, sì. Assolutamente sì. A me piacerebbe andare un po' più avanti, so che sei stato coinvolto con Neve Shalom, e visto che noi ci andiamo, mi piacerebbe che tu parlassi prima di partire un po' di questo arrivo. Sì, infatti questa era una delle cose, se non ci sono altre, perché noi andiamo a visitare Neve Shalom. Qui nel libro il terzo capitolo è sull'intifada fine anni 80, a seguire si potrebbe dire tu diventi presidente qualche anno dopo di un progetto invece di convivenza, sì, che noi andiamo a visitare. Se ci puoi, cerco di guardando essere, l'orologio, sì, perché il treno lo devi prendere tu, non io. Abbiamo 10 minuti. 10 minuti. Cerco di essere sintetico. Neve Shalom, che andrete a vedere, oggi come oggi, io me ne sono occupato per 17 anni, nel senso che per 17 anni sono stato il presidente di un'associazione di amici italiani di questo villaggio, che ha due nomi, cioè Neve Shalom Wahata Salam, cioè un nome in ebraico, Neve Shalom, e in arabo Wahata Salam, perché è un villaggio binazionale, diciamo così, nel quale hanno deciso di andare a convivere un gruppo di famiglie di ebrei israeliani e un gruppo di famiglie di palestinesi con cittadinanza israeliana, ma comunque arabi, che hanno fatto hanno preso la decisione tutt'altro che semplice, di andare a vivere col nemico. Quindi il fatto stesso di una convivenza come libera scelta, perché guardate, Israele è pieno di luoghi in cui arabi ed ebrei convivono, per esempio la città di Haifa, dove andrete a vedere l'Aron Kodesh, cioè l'armadio santo, sacro di Reggio Emilia, è una città binazionale, cioè vivono insieme arabi ed ebrei, ma a Neve Shalom hanno scelto di vivere insieme, cioè di fare una comunità insieme, tra nemici. Ora, qual è il prodotto verace di Neve Shalom Watasano? È educazione alla pace. Cioè hanno inventato in questo villaggio un sistema educativo che per molti anni è stato unico in Israele, per cui, per esempio, per i ragazzini nati nel villaggio, e quindi figli o di ebrei o di arabi nati nel villaggio, dal momento in cui andavano a frequentare l'asilo nido, si trovavano davanti a due educatrici, una per parte, cioè in sostanza questi ragazzini imparano come lingua madre la propria lingua, cioè la lingua madre di famiglia e la lingua madre del nemico. So se rendo l'idea, quindi è un bilinguismo molto particolare, perché che so, io ho dei nipoti, mio figlio ha sposato una ragazza inglese, i miei nipoti sono perfettamente bilingui italo-inglesi, perché parlano in inglese con la mamma e in italiano col papà, ma un conto è il bilinguismo italo-inglese dei miei nipoti, un conto è il bilinguismo arabo-ebraico di bambini in quel contesto lì, dove ci sono due popolazioni che si odiano, cioè questo... ricordatevi che andate in un paese in cui gli uni e gli altri si, come dire,
c'è un tasso di diffidenza, di sfiducia, di rancore reciproco, totalmente reciproco tra gli uni e gli altri. Gli uni diffidano degli altri e viceversa. Questa è una cosa fondamentale, purtroppo, perché decenni di gestione dissennata, secondo me, dal punto di vista politico di questa vicenda, dissennata, siccome io sono, diciamo, tanto per capirci, io sono un sionista, cioè io sono per assolutamente favorevole all'esistenza di Israele come stato degli ebrei, ma non ho nessuna pietà, diciamo così, nel giudicare dissennata la politica di chi sta governando Israele dall'uccisione di un generale che, dopo aver fatto il generale, aveva capito comunque che per fare la pace la devi fare col nemico. Con chi la fai la pace se non col nemico? Ebbene, l'uccisione di Rabin ha tolto di mezzo il più illuminato, diciamo, uomo politico della storia di Israele, perché aveva scelto di fare la pace, cioè aveva fatto questa scelta molto coraggiosa. Ebbene, Anne Veshalom Voltasam convivono tra nemici in questo clima, guardate, è un clima tale per cui se voi incontrerete, parlerete con degli israeliani, diciamo, medi, sentirete soltanto vomitate di odio nei confronti di quegli altri, e viceversa, cioè voglio dire, sono questo è il tipo di clima che si respira lì dentro, che è un clima indotto anche dallo sgoverno da tutte le parti, perché poi le classi politiche che troviamo di qua e di là hanno le stesse debolezze dal punto di vista politico, dopodiché che gli uni abbiano uno degli eserciti più robusti del globo e un altro par di maniche, ma voglio dire, politicamente sono delle nullità. Questo come giudizio personale, voglio dire, se qualcuno di voi avrà mai la pazienza di leggere questo mio libercolo, queste cose le ho scritte, quindi non da, comunque, tornando a Neve Shalom Vatasam, hanno un sistema scolastico che è stato un unico, nel senso che tra l'altro questa scuola non funziona solo per i figli del villaggio, ma anche per ragazzini che vengono da località anche lontane, alcune decine di chilometri da Neve Shalom. Ci sono persino famiglie di Gerusalemme che mandano i loro figli a studiare alla scuola di Neve Shalom Vatasam, perché sono famiglie che vogliono, per così dire, guardano in avanti, cioè pensano a un Medio Oriente che prima o poi dovrà essere pacificato, in cui queste due popolazioni riescano a, come dire, a stare, forse a separarsi, dando vita, come io auspicherei, a due stati, no? Due stati per due popoli, perché lì ci sono due popoli, ognuno dei quali ha diritto di farsi il proprio stato. Ora, gli ebrei hanno lo stato di Israele, è giusto, secondo me, che i palestinesi abbiano lo stato di Palestina, ma insomma lì si deve arrivare. Credo che questa sia una cosa che tutti hanno capito, però tutti hanno in qualche modo contribuito a eludere, e oggi come oggi l'operazione diventa sempre più difficile, perché la Cisgiordania è piena di coloni ebrei, si calcolano circa 380.000 quelli che vivono in Cisgiordania, più circa 120.000 solo a Gerusalemme Est, cioè Gerusalemme Est, che è la Gerusalemme araba, è stata invasa da coloni anch'essa, quindi voglio dire, si è fatta una politica dissennata, a mio giudizio, perché si sono create le condizioni per rendere sempre più problematico e più difficile la soluzione del problema. A Neve Shalom Vatasam nulla è facile, perché in quel contesto non pensate che sia un idillio, non è un idillio, è una convivenza tutt'altro che priva di problemi, alcuni dei quali, sui quali potrei intrattenermi, ma non mi conviene, perché il treno, ecco, spero, scusate, di non avervi, come dire, invaso il cranio, di avervi confuso troppo le idee.
se vi ho trasmesso forse l'idea della complessità del problema e della realtà che andate a visitare, forse ho fatto il mio dovere. Ultima cosa, poi interrompiamo per 5 minuti per chi vuole prendere un po' d'aria dalla finestra o fumarsi una sigaretta. Annalisa, tu porti in stazione Bruno e dopo pochi minuti, 5-10 minuti, facciamo la seconda parte logistica organizzativa. Nel libro c'è questa domanda che ti fanno a proposito di Neve Shalom, dicono, sì, ma è solo una goccia nell'oceano. E tu dici, sì, certo, però esiste. E questo mi piace molto perché esiste, resiste, sì, sì. E noi lo andremo a visitare. Grazie per la confusione nella testa che ci hai regalato. No, grazie a voi e buon viaggio. Spero che... Cioè, mi piacerebbe rivedervi dopo il viaggio perché mi possiate restituire. Allora facciamo la seconda parte del pomeriggio, la parte sulla logistica, sull'organizzazione. Intanto ancora saluti da parte di... manca qualcosa? Saluti da parte di Bruno Segre ancora. Ho chiesto permesso, posso dire, perché torna a casa, perché è la moglie che da alcuni mesi non sta bene, quindi non è per fare il fenomeno, vado, tengo la conferenza e me ne vado. È stato gentilissimo quando mi ha detto alcuni mesi fa, quando Istoreco chiama io vengo, non posso non venire, però ai tempi stretti perché assiste a sua moglie. Qualcuno di voi è già stato in Israele? Uno? Due? Sono a Gerusalemme, Nazareth, 3 giorni. Beh, io faccio la terza volta che ci vado, faccio sì, Galilea, Gerusalemme, ho fatto anche Mar Morto, eccetera. Privatamente? No, era un gruppo organizzato, ma... Cioè, noi ci stiamo 8 giorni, è impostato come molto impostato su un viaggio storico, quindi questo non toglie chiaramente niente a tutti gli altri viaggi che esistono, come quelli turistici, c'è molta gente che ci va al mare, come quelli religiosi, cosa che noi non faremo, come quelli religiosi che vanno nei vari luoghi ritenuti sacri, cosa che noi non faremo, almeno non in modo particolare, o viaggi politici non ce ne occuperemo, o almeno non in modo particolare. Chiaro che andando in Israele / Palestina, non parlarne del casino politico degli ultimi 70 anni fai fatica, quindi chiaramente affronteremo anche questo contenuto. Saremo in 25, o siete in 25 paganti, ci sono la maggioranza delle persone oggi presenti, tranne qualche amico, comunque siete voi, più alcuni che oggi mancano, ci sono alcuni colleghi di Istoreco, per fortuna paganti, che vi prego di non... coinvolgere nella loro settimana di studio e di vacanza, diciamo, per i problemi eventuali siamo a disposizione l'Annalisa, che adesso è andato via a portare Bruno in stazione, e io, Mattias. Faccio girare adesso un'informazione della compagnia di volo, Elal, se vi prendete un foglio per favore, dove c'è scritto bene cosa dovete portare e cosa non potete portare, quindi le misure del bagaglio, il peso del bagaglio, eccetera. Adesso girerà il foglio e agli altri oggi non presenti lo manderemo via mail. Cosa? Come?
bagagli a mano e uno di stiva, c'è scritto tutto. E un bagaglio a mano e un bagaglio a stiva. Comunque, in teoria sul foglio c'è scritto tutto, se avete delle domande nei prossimi giorni sul bagaglio ci mandate una mail, ci telefonate. Finché non partiamo, Elisabetta è ancora a pieno titolo a disposizione dopo, come ho detto prima. Non è un gruppo accompagnato da Elisabetta. Comunque, ci dovrebbero essere tutte le informazioni su questo foglio. Un altro foglio preparato, visto che tutti ormai viaggiamo con cellulare, computer, eccetera, sulle batterie che potete portare o no in aereo, perché rispetto alla produzione, a come sono fatte, con quali liquidi sono prodotti, alcune batterie sono accettate in volo e altre no. Questo riguarda solo il volo. Riguarda solo il volo. E facciamo girare anche il programma, che è un po' più dettagliato rispetto a quello che avete avuto finora. Ma quello più dettagliato ancora ve lo daremo sul pullman il giorno della partenza. Quindi guardiamo un po' alcune cose. Partiamo da Malpensa, dove dobbiamo, chi c'è già andato lo saprà, dove dobbiamo prevedere molto tempo per l'imbarco, perché si usa un piccolo, diciamo, interrogatorio nel momento dell'imbarco. Ci separeranno e individualmente ci chiederanno cosa vai a fare, perché vuoi venire nel nostro paese, cosa vai a fare. Potete chiaramente dire che è un viaggio di studio di Istoreco, anzi è meglio, uno perché è vero e poi non senti, e che il nostro scopo è visitare la sinagoga di Haifa perché c'è la sinagoga di Reggio Emilia. Questo, diciamo, in realtà è vero, è lo scopo, diciamo, di partenza del viaggio. Quindi diciamo, concentriamoci nelle nostre risposte su questi contenuti. Tutti diremo esattamente le stesse cose, quindi precisamente. Allora, io non ho mai visto che hanno ammazzato qualcuno per le risposte date, però visto che c'è sempre chi si allarma per poco, loro lo fanno per mestiere, lo fanno anche a campione, cioè su noi 25 più Annalisa Mattias, 27 viaggiatori, 3-4 chiameranno fuori singolarmente in una stanza separata, ti fanno aprire la valigia, faranno così, ripeto, siamo sempre partiti tutti e siamo sempre tornati tutti. Sì, ma l'hanno fatto anche a Berlino. Però non conviene dare delle risposte spiritose, fai solo perdere tempo al gruppo, è meglio stare tranquilli. Scusa, lo fanno solo a Milano? Anche al ritorno, sopra, anche al ritorno, anche a Tel Aviv. Cioè, quando arriviamo là? Quando scendi ti chiedono poco, passi comunque 3-4 passaggi di sicurezza, però non c'è interrogatorio. Mattia, scusa, domanda, chi ce le porrà queste domande? Sono addetti di LA, di sicurezza di LA. Ma in italiano ci saranno un po' snorchido perché mamma che non parla inglese. Secondo me lo fanno in italiano a Milano, a Tel Aviv lo fanno in inglese. Una cosa, al di là di tutte le cose, ma vi chiederanno anche delle cose che non hanno niente a che fare con la grande politica, vi chiederanno chi ha fatto la tua valigia, conviene dire io. Qualcuno ti ha dato dei regali da portare in Israele?
No. La valigia è sempre stata con te da quando hai preso dentro le prime calci? Sì. No? Sono anche quindi domande così da... ansia. Però mi è anche capitato che, non so, hanno separato Annalisa e me e hanno chiesto: ma chi colora la vostra cucina? Come per vedere incrociati se la risposta era la stessa. Insomma, però niente di male. Hanno un bellissimo slogan, è là come compagnia aerea, la compagnia più sicura del mondo, quindi lo paghi con 3 ore di anticipo e come imbarco. Ok, quindi niente di grave, perderemo fra virgolette un po' di tempo e ci stiamo insieme come gruppo. Arriviamo quindi a Tel Aviv, abbiamo un pullman nostro che ci porterà a Gerusalemme. A Gerusalemme abbiamo un albergo nel centro storico, quindi normalmente nel centro storico non ci sono alberghi, gli alberghi sono stati costruiti soprattutto nell'ovest, ma comunque intorno al centro storico, che è piccolo, tutte delle viuzze piccole, molto strette, dei mercati, così non c'è spazio a fare dei grattacieli con gli alberghi di lusso, eccetera. Noi invece per principio abbiamo scelto un albergo non di lusso, non grattacielo, non in periferia, e quindi stiamo in una guest house abbastanza semplice della chiesa luterana nel centro storico di Gerusalemme. Quindi in mezzo, appena esci dalla porta, praticamente sei già in mezzo a questo meraviglioso casino che è il centro storico, la vecchia città vecchia, l'Old City di Gerusalemme. È un albergo semplice, quindi anche i nostri pasti saranno per una parte in albergo pasti semplici. Presa elettrica. La presa elettrica, chiaramente, come in tutti i paesi del mondo, non è come in Italia, che è l'unico, non so se esiste un altro paese che ha le prese a 3. Israele ce l'ha a 3, ma disposti diversamente, quindi non funziona la presa, diciamo, italiana. Quindi o comprate qua un adattatore, o lo comprate là, oppure, cosa migliore, lasciate tutto a casa che ha presa italiana, e usate solo le prese cosiddette tedesche a 2, tipo quello da caricare il telefonino, quelli che ci vanno. Ma c'erano, non so, caricatori con phone, con 3. La presa tedesca è quella da 2, sì. Quella inglese a 3. Come? Quella inglese a 3. Sì, è così, esatto. Allora, e quella italiana è così. Sì, sì. Sì, quella tedesca invece. Sì, è più piccola, quella ci va ovunque. Sì. Comunque, portatevi poca roba, portatevi poche spine. Se poi qualcuno ha un problema che non riesce a caricare, ce lo dite e troveremo il modo di andare dal Ferramenta a comprarne un adattatore. Il phone c'è in albergo? Come? Il phone c'è in albergo? Lo uso poco, non so. Secondo me sì. C'è molto caldo, no? C'è molto caldo, c'è il forno blu. Rispondo fra 5 minuti, prossima lezione. Cambio valuta, ci sono due possibilità, dipende da come funziona la vostra banca. Ci sono due possibilità, la possibilità più svantaggiata è fare il cambio qui. Sì, questa è la cosa peggiore. O fate lì un prelievo con Bancomat,
quando siamo lì, quindi escono dal bancomat di Gerusalemme gli sheikh e gli israeliani. Ma col bancomat o con la carta di credito? Dipende dai contratti che avete e dipende anche se conviene, perché ci sono quelli che si fanno dare 16 euro per ogni prelievo, allora non ti conviene. Ti conviene portarti gli euro e vai lì in posta, che vi faremo vedere dove sono, e li cambi nell'ufficio postale. Quindi conviene che ci portiamo dei contanti in euro che poi cambiamo là? Dipende. Se tu hai, dipende come ti tratta la tua banca italiana con i prelievi in Israele. Se chiedono commissione o no, perché sono quelli i contratti che considerano Israele come un paese dell'Unione Europea, e quelli no, allora lì paghi molto. 3,9 shekel sono un euro, sì. 4 shekel sono circa un euro. Quindi uno può andare da là per una valuta? Sì, sì, lo puoi introdurre. Se uno dichiara? No. Ce l'hanno mai chiesto. Se te lo chiedono, sì. Noi, io per esempio, ho dei resti, io me li porto sempre, non sono delle grandi somme in effetti, però io lo porto sempre. Una quattro. Stefano? Una quattro. Intanto di extra c'è poco, no? Di extra c'è poco. Noi viviamo nella Old City, che è un unico mercato praticamente, con dei prezzi delle volte sorprendenti, quindi non andiamo con l'idea che andiamo in un paese povero del terzo mondo dove noi possiamo fare i signori e ci regalano tutto e per un euro ti danno la cena. Non è più così, più o meno hanno prezzi italiani. A Gerusalemme hanno capito che molti turisti vengono per vedere la loro città e quindi i prezzi negli ultimi anni si sono molto adeguati ai prezzi europei. In più, sul mercato, cosa che a me viene molto difficile, ma se fate degli acquisti conviene trattare. Cioè, ci sono capitati delle sparate assurde dove alla fine paghi, non so, un terzo di quello che ti aveva chiesto all'inizio, dove ti aveva già giurato che solo per te, perché tu sei così meravigliosa, questo prezzo speciale è solo oggi. Una vendita del malattatore 25 euro, quindi c'è già successo. Infatti se me fanno delle risate delle volte i commercianti lì, che quando sono riusciti a vendere, abbiamo pagato quella fine 1,50 euro. Quindi per la cambio valuta, se volete cambiarvi faremo vedere le poste che sono vicine all'albergo, altrimenti fate prelievo direttamente o vi portate valuta se preferite. C'è una domanda per il passaporto. L'ultima volta che sono andato, nel 2006, mi hanno consigliato di non far mettere il visto sul passaporto, perché se per caso dovessi andare in un paese arabo non mi fanno entrare. Vale ancora questa regola? La regola no. È un po' come il nostro programma che togliamo la visita a Betlemme. Cioè, in realtà la situazione non è così netta. Dipende se tu poi vai in, dipende, se vai in Marocco non c'è nessun problema, se vai in Qatar forse sì. E soprattutto se hanno dormito male i poliziotti. Viene farlo mettere su un foglio. Sì, ma spesso normalmente lo fanno. Gli israeliani normalmente te lo danno su un foglio, hai visto? Proprio per questo motivo. Se avete delle preferenze di delle necessità di una determinata alimentazione, vegetariani, vegani, una dieta non so per quale motivo di salute e non ce l'avete ancora detto, vi invito di dircelo molto presto in modo che tutti possano trovare un cibo che va bene. Credo che per l'andata abbiamo preso solo pasti vegetariani in aereo, kosher e vegetariano per tutti. Fuso orario per eventuali comunicazioni sveglie, se la mattina... Kosher, pesce. Come? Kosher a base di pesce. Ok. Quanto dura il viaggio? Quanto dura? 3 ore e mezza.
4 ore, 3 ore e mezza, 3 ore e mezza, 3 ore e mezza, 4. Il fuso orario è di un'ora in Israele e un'ora avanti. Quindi non so se i vostri orologi svegli e telefonini si aggiustano da soli o... faremo delle giornate non tanto per la temperatura, che io sono molto sensibile alle alte temperature, quindi ho anche io interesse a non farvi interesse egoistico a non farvi camminare all'ora 14 per un'ora in piazza. Quindi abbiamo organizzato il programma che delle volte cominciamo presto, ma per avere le ore più calde o a riposo in albergo o in una zona tipo pullman con aria condizionata. Quindi scriveremo, almeno l'altra volta ha funzionato bene, spero le ore più calde. Ciò non toglie che ci sarà caldo, ma voi siete abituati e vi godete anche questo clima. L'altra volta era bellissimo perché quando eravamo lì c'era una settimana di fuoco. In Italia alla fine c'era meno caldo e in Israele che a Reggio. Speriamo, insomma, andiamo bene anche quest'anno, forse sarà così più o meno. Staremo fuori comunque delle ore, quindi vi ricordo di avere dietro delle scarpe comode per poter camminare per delle ore e di avere eventualmente da coprirsi la testa contro il sole, di avere anche pantaloni lunghi. Pantaloni lunghi o anche una gonna lunga? O per le donne, o per, non so, sì, per le donne, sì, certo. Tradizionalmente gonne lunghe. Non so cosa dicono, gli ortodossi, se un uomo si mette una gonna lunga, non so. Comunque, ci sono alcuni luoghi, a parte le battute, ci sono alcuni luoghi dove ci dobbiamo coprire se ci vogliamo entrare. Cioè, e anche le braccia. Certo, esatto. E dove gli uomini dovranno anche comunque coprirsi la testa, al contrario alla chiesa cristiana cattolica, entrando in sinagoga normalmente siamo tenuti i maschi a coprirsi la testa, quindi non è un gesto di dispetto, è il contrario, devi coprirti la testa, ti danno o la kippa o ti tieni te un cappellino tuo. Anche le braccia vanno coperte? Per le donne sì. E appunto per i maschi braghe lunghe, per le donne meglio gonna lunga. E adesso vediamo, perché sì, la sera prima vi ricorderemo se c'è bisogno o no, sì. Ogni giorno, sì. Esatto. Poi dipende anche, c'è per esempio il quartiere degli ultra ortodossi, che da una parte è molto interessante andarci, dall'altra parte Measharim nel Gerusalemme Ovest, dall'altra parte ha sempre un po' l'aspetto di andare allo zoo quasi e di vedere questi strani personaggi che vivono in questo modo ottocentesco. Bisogna anche vedere, magari metà del gruppo dice no, non ci voglio andare, qualcuno ci vuole andare. Lì per esempio le donne con pantaloni non entrano, lì la donna deve avere una gonna e la gonna non deve essere stretta e non deve avere colori particolari. Quindi eccentrici. Poi questo? Un po' di qua. Qui non girava così bene. Non mi ero accorto, si vede che qualcuno l'aveva fermato nella mia direzione. Quindi guardiamo un attimo il programma, le parte. O avete voi delle domande tecniche ancora al di là del programma? Devo chiedere i farmaci. Sono dei farmaci. Lo deve dichiarare l'imbarco. Se sono liquidi. No, se sono le pastiglie, dove sono le pastiglie,
però gli altri non valgono. Però quelli li metti normalmente nella valigia. Comunque ci scrive nel foglio. Se qualcuno ha bisogno di farmaci da tenere in frigo, sarebbe bene saperlo prima anche noi per assicurare di avere un frigo in camera, in quella camera. Sì. Però l'acqua è, cioè non è le precauzioni da usarsi, per esempio in Marocco, che è facile la dissenteria, no? Non abbiamo finora avuto questi problemi nell'albergo. Sì. Sì. Quindi il programma adesso in grosso modo, se vi vengono in mente delle altre domande mi interrompete, mi fate le domande. Domenica 16 quindi è solo il viaggio di andata e di sera una volta arrivati faremo solo una passeggiata così fra di noi, giusto per muoverci un po' dopo una giornata ferma o in aeroporto o in aereo e per avere una prima impressione di Gerusalemme, faremo noi una passeggiata solo nel centro storico. Lunedì, a proposito di Bruno Segre che dice è un paese molto complesso, con molte difficoltà, e ogni parola rischia di diventare politica e ogni attività può avere un aspetto politico, poi ce l'hai quelli che se ne fregano allegramente, vedrete i venditori delle magliette con Free Palestine e di fianco nello stesso negozio la maglietta per le forze armate israeliane, lo vende lo stesso personaggio, lo stesso negozio senza problemi. Questi sono i miti del pacifismo di Gerusalemme. Anche per le guide. Beh, noi abbiamo il vino Stalin qui in piazza, quindi vuol dire anche da noi ci sono. Siamo. No, ma anche. Però non ti vende normalmente lo Stalin insieme allo stesso. Ad altri vini. Immagini del lusso, quindi voglio dire. Anche. Lunedì mattina andremo via molto presto per arrivare prima del grosso della normale affluenza sul monte del Tempio o se volete sulla spianata delle moschee, decidete voi come volete chiamare quello. La guida con cui abbiamo preso l'accordo mi ha già criticato in una mail, ha detto ma come lo chiamavi spianata delle moschee? Va bene, un archeologo, avremo una guida archeologa quella mattina che incontriamo all'ora 9, prima per circa un'ora andiamo fra di noi sul monte del Tempio, spianata delle moschee. Anche lì non potete portare libri, non potete portare libri di preghiera, è vietato per non musulmani pregare, non potete portare computer, macchine fotografiche non professionali, sì. Ma Polaroid? Sì, sì, sì. Poi come in tanti luoghi anche lì ci vuole un po' di buon senso a fare le foto, non è che vai addosso alle persone che stanno per pregare, chiaramente non potete entrare nelle moschee, è assolutamente vietato per gli infedeli. Anche lì vi diremo però ancora la serata precedente, anche lì c'è un ingresso particolare, c'è una unica porta di ingresso a tutta la zona per i non musulmani. Anche lì bisogna fare un po' a modo per non complicarsi la giornata, insomma. E soprattutto non bisogna pregare. Qual è, al di là dei luoghi sacri, qual è in generale il rapporto, la reazione della popolazione alle foto? Più
più tradizionalisti ortodossi sono, più odiano essere fotografati. Cioè, in generale non è mai bello, appunto, invadere una personalità, cioè avvicinare troppo una persona che per te magari è pittoresca o particolare, e questo non va mai bene neanche in Italia. Lì c'è anche l'aspetto proprio religioso, quindi alcuni detestano la fotografia, allora tutto il mondo ortodosso tendenzialmente detesta. Lo Shabbat proprio zero, non devi intervenire per esempio durante lo Shabbat e fare le fotografie. Il venerdì sera, uno spettacolo particolare, forse fa anche bene a noi non fotografare, così ci concentriamo di più sull'essere lì. Cioè, dipende, poi non ogni venerdì sera è uguale, ma essere venerdì sera al muro del pianto, quando ci vedi di tutto, di festa, di preghiera, di danze, di tutto. Lì per esempio gli ebrei che vanno lì al muro del pianto non vogliono la fotografia in particolare. E delle volte capita che qualcuno fotografa e qualcuno viene e dice no, e tu ti scusi e vai tre passi indietro. Essere poco invadente è apprezzato molto, più religiosi sono, vale anche per la spianata delle moschee. Cioè, ci sono le ragazzine lì che legano il Corano, non vai lì a fare la foto solo perché hanno il velo, no. Dopo abbiamo la mattina la passeggiata per la città vecchia, pausa in albergo e di pomeriggio andiamo in Gerusalemme Ovest, nella parte, se vogliamo, più moderna, dove andremo a visitare un mercato, a vedere alcuni negozi dove anche con il vestiario che portano i negozianti, con la merce che espongono i negozianti, tu hai un po' l'idea quante correnti, quante varietà di pensiero ebraico ci possono essere, che non esiste l'ebreo o gli ebrei. Lunedì sera c'è la possibilità di cenare o lì al mercato o dove volete. In generale è bene non disperdersi quando finisce una visita guidata, è bene non scappare, siete tutti maggiorenni, andate dove vi pare, però se ci dite io vado per conto mio, ci fate un piacere, in modo che abbiamo più o meno sotto controllo la situazione, se manca qualcuno o no, o se mancano solo quelli che hanno voluto andare via. Niente è obbligatorio di questo programma, se un giorno tu mi dici guarda, a me della città di Acqua non frega niente, io rimango in albergo, liberissimo, meglio però dirlo, in modo che noi abbiamo la sicurezza di non aver perso nessuno. La stessa cosa tipo quel lunedì lì, quando finisce la visita guidata, se sarà, o Annalisa o io comunque vi porteremo, se è desiderato, in albergo. Poi la sera ci si ritrova per uno spettacolo notturno di luci, quindi uno spettacolo senza parlato, non c'è problema di lingua, esatto, sulla storia, uno spettacolo proprio nel senso che è spettacolare, questa installazione di luci sulla storia di Gerusalemme, che è vicino all'albergo, quindi spesso ci possiamo anche muovere la sera a piedi. Martedì avremo tutto il giorno riservato alla visita di questo museo, questo istituto storico di questo luogo di memoria tutto insieme, Yad Vashem, forse il più importante per quanto riguarda la Shoah nel mondo, dove la mattina faremo, anche se dal punto di vista didattico sarebbe forse meglio farlo a rovescio, però per motivi di temperatura facciamo la mattina la parte esterna, poi verso mezzogiorno andiamo verso la parte della mostra permanente dentro all'edificio, perché lì c'è l'aria condizionata e non dobbiamo camminare per il parco dei giusti eccetera eccetera alle 3 alle 4 del pomeriggio. Il mercoledì partiamo presto per andare a Haifa, Israele, con tutto quello che viene discusso tutti,
tutte le guerre, le discussioni, i litigi che ci sono, Israele è circa grande come l'Emilia Romagna, un paese piccolissimo. Di chilometri quadrati ce ne sono pochi, ciononostante però il traffico è notevole e quindi ci mettiamo per pochi chilometri comunque molto tempo, quindi bisogna partire presto per essere a Haifa puntualmente per visitare quello che non possiamo più vedere qui a Reggio Emilia. Abbiamo messo la luce, vedete, siamo qui sopra anche se fa caldo, perché sotto c'è una pessima acustica. Quando è stato fatto il restauro, insomma, l'idea che la sinagoga è vuota, che qui manca qualcosa, comunica che manca qualcosa, che qualcosa è andato perso, è molto bella e molto chiara quando tu entri ed è vuota. Un tempo era pieno di banchi, un tempo era pieno di arredi, incluso l'armadio sacro che conteneva la Torah. Tutto questo manca e questa mancanza ha rovinato l'acustica, quindi siamo qui sopra per motivi acustici, oltre che comunque si vede bene, diciamo, il cuore della sinagoga che manca, la Avonah Kodesh a ovest. E quindi andiamo a Haifa e dopo la visita ad Haifa, dove ci aspettano alcuni membri della comunità ebraica di Kiryat Shmuel, della sinagoga che ospita gli arredi reggiani, lì vicino c'è la città di Acco e facciamo, visto le temperature nei sotterranei di Acco, una visita guidata alla città storica ad Acco, che è a pochi chilometri. E già verso il Libano, siamo già abbastanza vicino alla frontiera con il Libano. Giovedì mattina invece passiamo la frontiera, andiamo nella parte governata dall'autorità palestinese e andiamo quindi nella zona palestinese a visitare una cooperativa sostenuta dalla regione Emilia-Romagna di artigiane, soprattutto donne, che con il loro lavoro riescono a guadagnare dignità e guadagnare anche reddito familiare. E avremo lì un incontro con la donna, la responsabile, la presidente di questa cooperativa, che ci racconterà la teoria e la prassi della loro attività, la filosofia. Che cosa fanno? Come? Cosa fanno? Cosa fanno? Santi? Fanno soprattutto, lavorano in legno e fanno ricordini, statue, statuette di tutti i tipi. Essendo Betlemme come sede, puoi immaginare il mercato qual è. Al rientro abbiamo in albergo, Gerusalemme è in alto, di solito c'è una temperatura molto più moderata. Vediamo se stiamo dentro una saletta dell'albergo o se è possibile stare sulla terrazza, che è un posto molto bello del nostro modesto albergo. Abbiamo un incontro con la Daniela Yoel, che è una delle attiviste storiche di un gruppo pacifista femminile, che come donne vanno a osservare il lavoro dei loro soldati israeliani ai checkpoint, cioè con la loro presenza di osservatori, osservatrici, portano già così la loro esperienza, la loro speranza, ma anche la loro esperienza, un effetto di controllo e di distensione. Quando c'è del pubblico, tutti i poliziotti del mondo di solito si comportano un po' meglio, inclusi quelli israeliani. Lei ci racconterà quindi della loro attività sulle frontiere, sui checkpoint. Poi abbiamo la sera, sempre in albergo, un altro incontro con una ragazza italiana, milanese, che si può dire non sa proprio l'italiano o comunque poco,
che da bambina è stata nascosta a Milano durante l'occupazione tedesca, durante la seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra è andata in Israele. E ha come storia particolare che è passata per questo luogo, alcuni ci siamo andati a Selvino, provincia di Bergamo, c'era fatto dai partigiani milanesi, dal CLN, dal Comitato di Liberazione, insieme alla Brigata Ebraica. Nel dopoguerra questo orfanotrofio, che nel giro di un paio d'anni ha visto passare circa 800 bambini orfani della Shoah, che hanno avuto un avvio per la loro vita molto importante, al periodo dell'immigrazione clandestina, erano tutti clandestini, che poi sono, come anche la Judith Kleinmann che ascolteremo noi, sono andati nella Palestina ebraica. Lei ha avuto un permesso, se non sbaglio. Mentre il personaggio che salto il venerdì, che incontreremo sabato a Tel Aviv... Scusa, giovedì siamo in albergo sempre a Gerusalemme? Sì, sì, sì. Quindi siamo sempre in albergo a Gerusalemme? Sì. Venerdì, scusatemi, giovedì pomeriggio. Giovedì mattina ci spostiamo noi fisicamente e andiamo in Cisgiordania, a Betlemme. Noi la mattina, se non mi ricordo, alle 8, alle 9 passiamo il checkpoint e andiamo in Palestina. Sì, ma poi la sera torniamo in albergo a Gerusalemme? All'inizio del pomeriggio, sì. Betlemme sono 10 km. Sì, sì, vicinissimo. Siamo sempre a Gerusalemme. Abbiamo un albergo solo. Noi abbiamo un albergo solo, tutte le sere dormiamo nello stesso albergo. Ci piace così tanto che non abbiamo voluto... No, ma davvero, mi piace molto e per me si sta molto bene. I kibbutz non ci sono, la realtà dei kibbutz non esiste più? Come? La realtà dei kibbutz. La realtà dei kibbutz esiste ancora in modo e in misura molto ridotta. Incontriamo alcune persone che hanno vissuto in kibbutz. Tutti quelli che sono arrivati dopo la seconda guerra mondiale, o quasi tutti, hanno vissuto un periodo in queste comunità kibbutz. Molte hanno perso, diciamo, la loro spinta fondamentalista, socialista di una volta. Poche volte trovi ancora kibbutz, ci sono ancora. Poche sono ancora i kibbutz dove davvero vivono e lavorano e hanno la proprietà comune gli abitanti lavoratori. Esistono ancora, però sono una realtà più folcloristica quasi. La maggioranza dei kibbutz si è commercializzata, fanno dei bed and breakfast, fanno per mille motivi anche comprensibili adesso cose diverse. Possiamo parlarne anche con la ragazza che incontreremo venerdì pomeriggio, la Goni, cioè uno dei primi kibbutz dei combattenti del ghetto di Varsavia, dove ci siamo stati finché era ancora viva una nostra amica di Varsavia che stava in questo kibbutz. Ci siamo andati col primo gruppo che abbiamo fatto alcuni anni fa. Questa signora adesso è morta e non andiamo più in questo kibbutz vicino a Akko, che un tempo era quello dei combattenti del ghetto, che avevano una vita comunitaria che arrivava fino al fatto che i bambini non vivevano con i genitori, ma c'era la casa degli adulti, la casa dei bambini, era tutto gestito in modo collettivo, comunitario, e per mille motivi tutto questo è molto cambiato. Dicevo, anche sabato, quando vediamo, sabato mattina abbiamo messo tempo libero, anche lì vedremo come sarete voi come gruppo, che magari voi dite dopo tre giorni non ne posso più del gruppo, mi faccio la mattina libera ed è previsto proprio questo, oppure se ci sono 10 persone che dicono oh, io non so cosa fare, non avete qualcosa da farci vedere e magari facciamo un giro con un gruppo ristretto
e andremo a vedere altre cose a Gerusalemme senza guida esterna, ma solo con me o con Annalisa. Sabato pomeriggio poi andiamo a Tel Aviv per il caldo, cominciamo con la testimonianza di un altro bambino di Selvino, un altro bambino che è passato per questo orfanotrofio, Avram Aviel, che è venuto un paio di volte a Reggio Emilia, ha parlato con i ragazzi del viaggio della memoria come testimone, l'abbiamo conosciuto in questa maniera. Dopo l'incontro con lui, ceneremo con lui e col fresco, dopo cena, facciamo la visita guidata a Tel Aviv, che il pomeriggio non è possibile, no. E faremo quindi una passeggiata anche qui, come in tutte le cose, noi stiamo 8 giorni, sono degli assaggi, non è che voi vedete tutto Tel Aviv o tutto Haifa, vedrete in ogni città una cosa, o due o tre, è chiaro che ci sono tante altre cose che si potrebbe, si dovrebbe far vedere. C'è un bel mare? Così dicono altri. Sono molte cose che io non so. Una delle cose di sicuro di cui non so niente è dove è un bel mare, o dove in Israele o in tutti gli altri paesi del mondo, a parte il Baltico. Non è, però sì, c'è molto turismo. Sì, è tutta una spiaggia. Sì, sì. Ci sono molti corsi di sub, quindi evidentemente sì. Com'è il detto? A Haifa si lavora, Gerusalemme si prega e Tel Aviv si fa la bella vita. Così si dice, tre grosse città, esatto. Tel Aviv è cioè Gerusalemme dove stiamo noi, è la città più religiosa. Tel Aviv, quella meno religiosa, con meno influenza delle parti religiose, cioè non a caso in questi giorni c'era il Pride, non lo fanno mica a Gerusalemme normalmente, lo fanno a Tel Aviv. Dovete uscire? Allora serve il servizio chiave, perché giù è chiuso. Io torno su perché abbiamo legato insieme le biciclette. Ah, ok, allora faccio io. E il venerdì invece, tornando al programma, il venerdì andiamo la mattina a Neve Shalom, di cui ha parlato prima Bruno Segre, questo piccolo paese di convivenza scelta per motivi politici, e mentre di pomeriggio torniamo nel nostro albergo dopo una pausa al fresco a incontrare appunto la nipote Lagoni, la nipote di questa signora che era uno dei combattenti del ghetto di Varsavia, che ci racconterà un po' come fanno loro a trasmettere memoria nelle loro famiglie, che importanza ha nella loro società la memoria dei loro genitori, dei loro nonni. Vedremo lei di mestiere, come datore di lavoro all'esercito israeliano, è un ufficiale che ci racconterà come vede lei la loro società. Sabato già detto, e domenica il ritorno. E chiaramente quando si torna a Malpensa c'è il pullman che ci riporta tutti insieme, vi riporterà a Reggio Emilia. Questo un po' le cose che mi ero annotato. Io pranzo dalla 5. Come? Io pranzo dalla 5. Venerdì a pranzo. Dalla venerdì. Dalla comunità. Sì, esatto. È un errore di stampa, mangiamo a Neve Shalom. E dove partiamo? Qualcuno per andare a andarci al tribunale. Al tribunale. Si partenza è domenica mattina al tribunale. Allora, sono le 8, chi deve andare a cena la porta giù è aperta, se avete delle domande ci siamo ancora.